Ho visto cosa è accaduto a Cagliari. Ci sono le condizioni per costruire una struttura provvisoria di circa 20.000 posti. Costerebbe meno che affittare uno stadio in un'altra città. Sono le parole del presidente della regione, Eugenio Giani, sul possibile utilizzo da parte della Fiorentina dello stadio di Castello come luogo in cui giocare i due campionati durante i quali il Franchi sarà inagibile causa cantieri. Noi siamo andati a vedere di persona in una visita informale che ci è stata accordata dall'Arma dei Carabinieri. Sì, perché lo stadio di Castello non è altro che lo stadio della scuola Marescialli che si trova nella piana fiorentina, pochi passi dall'aeroporto. Esiste un campo, esistono delle porte, ma è fondamentalmente uno stadio di atletica in cui si allenano i 2.000 allievi della scuola. La prima cosa che abbiamo registrato è la disponibilità dell'Arma nei confronti dell'amministrazione pubblica e della stessa Fiorentina, tant'è che già nei mesi scorsi, a settembre, ci furono dei contatti per un'ipotesi di allenamento della squadra e già la disponibilità fu massima. E anche sul far disputare qui le partite di campionato alla Fiorentina non c'è un no a prescindere. Ma ci sono dei ma e di non poco conto. Intanto le dimensioni. Lo stadio di Castello andrebbe bene per la Serie A, magari con qualche deroga non inusuale negli stadi italiani, ma non per la UEFA. Sulla carta, perché qui a misurare non è venuto nessuno e ogni discussione, ci spiegano, può partire solo da informazioni certe e da un tavolo di confronto. Inoltre, il campo da gioco è piuttosto lontano dagli spalti a causa della pista di atletica. E se qualcuno pensa di eliminarla per raccogliere più spazio o avvicinare i tifosi all'azione, è bene che calmi gli entusiasmi. L'ospitalità dell'Arma, ci fanno capire, non può andare a scapito degli impianti necessari alla scuola. Insomma, la pista e le altre strutture di atletica restano, così come resterebbero le tre palestre dove gli allievi si allenano, ora ubicate nell'edificio sopra la tribuna centrale dove in genere si trova il box stampa, per capirsi. Secondo enorme ma, la capienza. Qui ci entrano 7.000 persone, il minimo richiesto dalla Serie A è 12.000. A parte creare delle sedute su quelle che al momento sono solo gradinate di cemento, occorrerebbe poggiare nuove tribune su quelle esistenti e basta un colpo d'occhio per farsi venire il dubbio di una tenuta strutturale. Inoltre lo stadio ha un'unica entrata dall'esterno, sul lato dello spazio che delimita la caserma. Cosa diventerebbe questo campo? Un parcheggio? E realizzato da chi? La tranvia è troppo lontana e non esiste passaggio pedonale fino a qui. Un altro ma, non di poco conto, è l'ubicazione. All'estremità del complesso scuola Marescialli, è vero, ma adiacente. Questa è comunque una caserma militare in cui si trovano 5 armerie. È chiaro che l'area sport, che tra l'altro è ancora in fase di cantiere per la realizzazione di una piscina, andrebbe nettamente separata dall'area cosiddetta logistica e servizi. Insomma, la cronaca di anni recenti ci ha insegnato che se vuole la politica ha modo di trovare risorse e soluzioni, ma tra il dire e il fare, almeno da quello che abbiamo visto, ci sarebbero decisioni da prendere immediatamente e grosse risorse da investire, con tutte le responsabilità che la politica dovrebbe assumersi.